battaglia per la supremazia nei cieli videoludici in questo 2013 ha conosciuto due formidabili protagonisti, World of Warplanes e War Thunder. Sfidatisi sul rischioso campo degli MMO, entrambi i titoli si sono dimostrati in grado di offrire un'esperienza ricca e coinvolgente tanto per i veterani quanto per chi, con loro, scopriva il genere per la prima volta. Nonostante le affinità, però, la community ha subito chiarito quale dei due colossi fosse decisamente in vantaggio nella corsa verso il traguardo finale, esprimendo una preferenza generale più favorevole al titolo Gaijin Entertainment. La prima caratteristica degna di nota in War Thunder è il crossplay tra PC e PlayStation 4, che unisce in modo estremamente efficace i due bacini di utenza con un sistema di matchmaking in grado di lanciarvi all'interno delle partite nel giro di una manciata di secondi. Le tre tipologie di battaglia alle quali potrete prendere parte saranno Arcade, Realistic e Simulator, ognuna con diverso grado di realismo. Se in modalità Arcade l'unico pensiero dovrà essere l'eliminazione degli obiettivi, Realistic e Simulator ci metteranno di fronte ad una sempre più fedele riproduzione della fisica che governa le nostre evoluzioni aeree, rendendo le manovre più azzardate e pericolose per la nostra incolumità almeno quanto i proiettili avversari. In generale, anche a livello arcade, la fisicità, il danneggiamento e la governabilità del proprio mezzo sono, rispetto a quanto visto in World of Warplanes, più aderenti al reale comportamento di un bestione di metallo, impegnato a tornare a terra il più intatto possibile, donando un feeling di volo complessivo ben più apprezzabile e godibile. A questo proposito, fa il suo gradito ritorno la possibilità di comandare in modo diretto le postazioni mitragliatrici dei propri velivoli, utile per acquisire una maggior precisione durante gli attacchi e l'eliminazione delle postazioni di artiglierie terrestri. La fluidità dei combattimenti non sarà garantita solamente da un sistema di controllo egregio, ma anche dalla possibilità di entrare negli scontri con una vera e propria flotta personale. Sin dalla primissima partita, infatti, sarà possibile selezionare dal proprio hangar un aereo da combattimento principale ed un altro che funga da riserva in caso di abbattimento del primo, permettendoci di rientrare immediatamente nello scontro ed aumentando il coinvolgimento anche durante le partite più rapide. Reclutando ulteriore equipaggio sarà poi possibile ampliare il parco aerei, così come spendere i Silver Lions guadagnati a fine missione o i Golden Eagles acquistati per l'evoluzione dei propri piloti e mitraglieri. Lo sviluppo dell'equipaggio non può comunque prescindere dalla progressione nei Tech Tree disponibili per ognuna delle 5 nazioni principali e che presentano un numero totale di aerei attualmente ben oltre 200 esemplari. Il rischio di favorire chi preferisce investire soldi veri nell'acquisto di crediti extra è tutto sommato ben equilibrato da un'intelligente distribuzione dei premi a fine missione, che permette un avanzamento adeguato ed appagante anche per chi non intende fare alcun uso della propria carta di credito. La presenza di obiettivi multipli, aerei e terrestri, incrementa poi in modo sensibile il coinvolgimento e la partecipazione del giocatore, che sul lungo termine si sentirà trasportato all'interno di missioni facenti parte di un vero e proprio conflitto su larga scala. In questo senso, l'obiettivo degli sviluppatori può dirsi pienamente centrato, soprattutto nella modalità di gioco Single Missions, che proporrà missioni sbloccabili previo raggiungimento di determinati requisiti e ambientate durante gli scontri realmente avvenuti. L'altra modalità tra quelle attualmente disponibili è Dynamic Campaign. Questa permetterà ad un massimo di 4 giocatori di partecipare ad una sequenza di missioni scelte appositamente per rappresentare diverse grandi battaglie del passato, da riscrivere scontro dopo scontro. Sotto il profilo tecnico, War Thunder tocca livelli qualitativi molto elevati, grazie a una versione rivista e aggiornata dello stesso motore grafico di L2 Sturmovik Birds of Prey. Il frame rate non mostra mai segni di cedimento, nonostante il numero di giocatori ed elementi terrestri sia sempre piuttosto elevato. In questo senso va sicuramente sottolineata l'immensità delle mappe di gioco, anche se la realizzazione delle stesse vive di qualche momento un po' sottotono, con ambienti alcune volte spogli e scelte cromatiche poco varie, che vengono però bilanciate da alcuni paesaggi assolutamente mozzafiato. Ottimo il livello di dettaglio dei modelli poligonali degli aeroplani. Non convincono invece i campionamenti sonori, con un rombo dei motori che si dimostra potente e realistico, ma un suono di armi e mitragliatrici non in linea con il resto della produzione. Fortunatamente la soundtrack completa positivamente il comparto sonoro, offrendo tracce di pregiata fattura. Per quanto ancora in open beta, la sempre maggiore immersione regalata dal titolo Gaijin all'interno delle sue già indubbie qualità ludiche e tecniche ci ha portato a volerne premiare i meriti. War Thunder ad oggi stravince la competizione aerea con i propri avversari praticamente sotto ogni punto di vista.
dal motore fisico che regola il comportamento dei velivoli alla sensazione di trovarsi in uno scenario di battaglia realmente globale, dalla quantità di modalità di gioco all'impeccabile sistema di controllo approntato dagli sviluppatori. La già annunciata integrazione con Ground Forces e gli update che non mancheranno di costellare il futuro di War Thunder ci permettono di ipotizzare un orizzonte ancor più roseo per il progetto della software house russa, che continueremo a seguire per voi su EveryEye.